Signori e signore, ecco a voi la quinta stagione del Fabrizio Domenico Mico Show. Buonasera, ben ritrovati 29 settembre 2013, ben ritrovati alla Fabrizio Mico Show, quinta stagione. La quinta stagione, siamo più deficienti che mai. Signore e signori, qui al mio fianco la mia co-conduttrice per questa sera, ma succederà anche altre volte, Lucrezia Caruso. Buonasera, buonasera a tutti. E naturalmente salutiamo anche Annalisa e Rocco, che poi risentiranno la puntata. Ma lo sai che questa sera Rocco mi ha cucinato una pasta anziché a me interessare, mi ha messo praticamente il pancino. Sara Zappalà in collegamento via Skype da Pedara. Buonasera, buonasera a te, Saro. Ok, come avete potuto notare, qui c'è molta esuberanza nell'aria e non ci siamo drogati, questo è il problema. Saluto anche il nostro bellissimo, bravissimo, simpaticissimo e onestissimo Mister X, che quest'estate si è ammazzato di seghe con la sua, pensando al suo grandissimo amore. Ma come avete potuto facilmente notare, siamo nella puntata di Roma Live 2.0, dedicata alla classifica redatta settimanalmente da Chart Italia, e quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a leggere le posizioni dalla 20 alla 11 con la nostra Lucrezia. Speriamo che non sbagli perché non ha gli occhiali. Allora, alla numero 20, Get Lucky dei Daft Punk. Numero 19, Neffa con Dove Sei. Alla 18, Dimentico Tutto con Emma. Bonfire Art, alla 17, James Blunt. Invece alla 16, Non Passerai di Marco Mengoni. Quindicesima posizione per Breaking Ball di Miley Cyrus. Invece alla 14 troviamo Can't Go Out House dei Macklemore. Esatto. La 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 numero 13, Naughty Boy e Sam Smith. Invece alla 12, Atlas dei Coldplay. E alla 11, Blurred Lines di Robin Tichy e Pharrell Williams. Sono, come potete facilmente notare, tante le novità di questa classifica, perché siamo stati via 2 mesi e mezzo. In questi 2 mesi e mezzo è successo di tutto. Chi invece però ritroviamo alla posizione numero 10, anzi no, non la ritroviamo perché è entrata in queste ultime settimane, è la germanotta Lady Gaga, con un singolo che non è andato molto bene negli Stati Uniti, è stato superato dal nuovo singolo di Katy Perry, che infatti troveremo più avanti, ed è stato superato anche in Italia. E alla numero 10 c'è Applause, Lady Gaga. Is it wrong? If only fame had a
Posizione numero 10 per Lady Gaga con Applause. Commentavamo un attimo fuori onda che in effetti Lady Gaga ha fatto di meglio. Sì, sì, a me non è piaciuta personalmente. Sì, in effetti ci ha regalato dei brani discretamente migliori. Sono d'accordo. E come detto, in effetti il pubblico, almeno qui in Italia, inizialmente l'aveva premiata, infatti era arrivata davanti rispetto alla diretta concorrente che appunto è Katy Perry. Però adesso le gerarchie si sono un po' stabilizzate, come è successo nel mercato americano. Posizione numero 9 per questo giovane cantante inglese John Newman con Love Me Again, che è stato un po' una delle sorprese di quest'estate. È stato anche sul palco del Music Summer Festival che si è svolto nel mese di luglio qui a Roma. E noi ce lo ascoltiamo, posizione numero 9. È arrivato anche molto più in alto, è arrivato quasi ai posti più alti del podio. Love Me Again è il suo singolo. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Posizione numero 9 per una delle sorprese di questa estate, di questo inizio di autunno, perché lo ritroviamo tuttora alla posizione numero 9. Da una matricola della musica internazionale, che potrebbe anche trattarsi dell'ennesima meteora estiva come tante ce ne sono, passiamo ad una certezza della musica italiana, ovvero Lorenzo Jovanotti, che lo scorso 2 settembre è stato protagonista su Rai 1 con In questa notte fantastica, che è stato il remix dei suoi concerti negli stadi in quest'estate 2013. Non è andato bene in termini di ascolti, però per me che sono fan di Jovanotti è stata una bella serata e me lo conservo là sul MySky tra le registrazioni da rivedere ogni tanto. E tu Lucrezia come lo vedi Jovanotti? Ah no, mi piace molto, anche se devo dire che ci sono delle canzoni che mi piacciono di più e canzoni che mi piacciono di meno, quindi dipende. Per quanto riguarda Estate, questo singolo devo dire che mi piace, lo trovo discreto, però devo dire che ha fatto di meglio, decisamente. Sì, in effetti. E a tal riguardo voglio salutare la mia amica Katia, che quest'estate ha fatto una bella fesseria cantando la canzone. E invece di dire sento il mare dentro una conchiglia, ha detto sento il mare dentro una collina. Posizione numero 8 per Lorenzo Jovanotti con Estate. Vedo nuvole in viaggio che hanno la forma delle cose che cambiano. Mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio, 2013, un nuovo solstizio. Se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stato minerale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento, con le mani ci faccio una vela e tutti i sensi li sento. Più accesi, più vivi, come se fossi un'antenna sul tetto che riceve segnali da un mondo perfetto. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia, estate,
l'eternità è un battito di ciglia. Faccio file di files e poi le archivio nel disco. Lorenzo Giovanotti con Estate alla posizione numero 8, una delle migliori canzoni italiane classificate questa settimana tra la top 100 di Chart Italia, la numero 38 di questo 2013. Dicevamo con Lucrezia prima del fuori onda che si tende un po' a dare spazio alla musica straniera nelle radio italiane. Ebbene, questo brano che adesso troviamo alla posizione numero 7 è del 2011, non è del 2013. Non so come sono andati a ripescarlo, però ce lo ritroviamo addirittura al settimo posto, ma è stato anche al secondo posto della classifica, se non vado errato. Sono i Capital Cities, vengono dagli Stati Uniti e si intitola Safe and Sound questa canzone. Capital Cities con Safe and Sound alla posizione numero 7 questa settimana. Un attimo che controllo meglio nella classifica. Sono arrivati, il miglior loro piazzamento è stato un quarto posto. Non sono mai arrivati oltre in 13 settimane di permanenza in classifica. Chi invece è arrivata veramente alla posizione numero 2 di questa classifica nel corso dell'estate è questa cantante, modella francese, ha passaporto francese, però ha provenienza dalle isole Comore, che sono un'isola africana. Il disco non ci ha mai convinto del tutto, onestamente, ne abbiamo sentito molto meglio, però a furia di sentirlo tocca che ci piaccia, e noi ce lo ascoltiamo nell'unica versione che siamo riusciti a trovare in modo abbastanza pacifico, ovvero una versione live. Imani con You Will Never Know. It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you, no. And you will never know, I will never show what I feel, what I need from you. Imani con You Will Never Know alla posizione numero 6 questa settimana nella classifica, la numero 38 di Chart Italia in questo 2013. Ora le classifiche cominciano. Come sapete, noi siamo affiliati ad 123.com e queste classifiche rientrano in un progetto che noi facciamo dal 2009 intitolato Song of the Year, che mette in competizione tutti i grandi successi di questo 2013, e quindi i piazzamenti in top 20 diventano importanti in ottica Song of the Year,
perché potremo capire bene chi sarà la canzone che sarà poi testa di serie nel corso di questo contest e chi invece partirà un po' prima dai turni preliminari.